Buongiorno. Ah, ma proprio in candela totale, senza berretto né niente. Ma cosa vuoi? Vuole? Porta un bagno tranquillo? No, un bagno. Perché? C'è la merda dentro. C'è? No, ci vengono a cagare. Ah, che bene che si sta. Noi vlogghiamo. Guarda. Ciao! Stamattina abbiamo fatto una passeggiatina sull'Argine, che ce l'ho proprio dietro a casa mia, e siamo anche andati a recuperare il mio amico Alessio, anzi il nostro amico Alessio, che è l'unico amico che, che abita in zona. E sono fortunata ad avere almeno un amico che abita in zona mia, perché tutti gli altri vivono dall'altra parte della città. Però è comodo perché se possiamo trovarci ogni tanto andando a piedi, oppure se abbiamo bisogno di una mano o di un qualcosa possiamo chiamarci a vicenda, insomma. È molto comodo, anche se sta cercando casa, quindi spero non si allontani troppo. Niente, adesso io sono tornata a casa che preparo da mangiare. Marco e lui sono andati invece in un negozio a vedere una cosa. Ed è noiosissimo questo vlog. Vi chiedo scusa se sono struccata, ho gli occhiali, sono ridotta male, però non sono stata bene questa settimana. Infatti lunedì sono andata io in pronto soccorso, che ho avuto una brutta reazione allergica ad un occhio. Adesso dovrò fare un po' di visite anche lì e cerchiamo di capire cosa fare. Infatti non sto mettendo le lenti, ma è meglio stare con gli occhiali che mascherano un po' e gli occhi sono in condizioni pietose. Adesso preparo un po' di verdurine per Marchino e niente, sono contenta perché ho un po' di tempo in questi giorni e riesco, aspettate che faccio una cosa, a guardare delle serie TV. Infatti ho appena finito di guardare la seconda stagione di Narcos, che me la sono fumata in due giorni, poi essendo a casa in malattia ci ho messo proprio un attimo, e adesso sto iniziando a guardare Stranger Things. Ok, sto guardando quello, ma sono alla seconda puntata e non mi sta prendendo, strano, perché comunque io sono una figlia degli anni 80, per cui in teoria dovrebbe far parte del mio DNA, ma secondo me no. Secondo me è un po' più per chi è nato negli anni 70 più che 80, e quindi non mi sta prendendo molto. Poi a me non piacciono le cose che non mi fanno impazzire le serie TV che contemplano cose paranormali. Sì, mi piacciono le cose horror, mi piacciono i thriller, mi piacciono anche serie TV e film che trattano argomenti strani o anormali, ma non cose non realizzabili nella realtà. Per cui al momento mi sembra un po' una cacata, però staremo a vedere, dai. Quindi così, niente, adesso io continuo a preparare da mangiare e ci... Non so che tipo di vlog sarà questo, perché effettivamente non abbiamo impegni oggi. Marco andrà a casa sua, io starò a casa. Il mio computer ancora non è sistemato dopo una settimana, ma prevedo almeno altre 2-3 settimane così. E basta. Ok, ecco ragazzi, oggi vloggo in canotta. Perché? Perché mi piace così, oggi voglio proprio fare lo spiaggiato. Allora, l'Elisa non vuole essere ripresa, però io basta che faccia così e non si riprende. Allora ragazzi, innanzitutto ciao. Ciao e bentornati al canalon. No, questo è il canale di Eloise. L'ho già fatta sta battuta, infatti l'ho già fatta. Ah, vabbè. Comunque allora, questa mattina
è stata una mattinata abbastanza scialbetta, perché mi sono svegliato di malumore perché Eloise questa notte, in preda a uno dei tanti attacchi di sonnambulismo, mi ha picchiato selvaggiamente una gamba e mi sono alquanto girati i maroni. Quindi mi sono svegliato abbastanza infastidito. Dice che non è colpa sua, che non si ricorda. Vi dico solo questo: dopo avermi picchiato è andata in bagno, è tornata, ha preso in mano lo smartphone, ha cincionato per 10 minuti, l'ha rimesso giù e ha ripreso a dormire. E la stronza stamattina, sapete, ha avuto il coraggio di dire che non si ricorda niente. Io ho un polpaccio indolenzito, ok, perché dopo stamattina ci è andati a fare anche una camminatina di una mezz'oretta, così 40 minuti con il nostro amico Alei, ci è andati a fare colazione. Vabbè, insomma, ero praticamente claudicante per colpa di sta qua che si è messa a scacciare di notte. Come sapete, che sono cominciato a urlare: basta, io non te l'ho detto, mezz'ora che mi tieni le gambe sopra, basta. E io ho detto: Elisa, io non sto facendo niente, sono in un angolo, tra l'altro stavo per cadere. Poi lei dorme a stella, quindi comunque praticamente avevo un centimetro quadrato del letto e l'ho messo tutto così, che anche se mi metto così, insomma, non è che cambia tanto, perché lo spazio che occupo è quello. Però, per dire, hai capito, quindi già mi sono svegliato male. Abbiamo fatto questa camminata sotto il sole perché ieri, cosa è successo? Sono andato dal cardiologo, ho fatto una visita, ho fatto l'elettrocardiogramma, insomma, vabbè, ovviamente lo sapevo già, devo dimagrire, e mi ha anche spiegato le origini del mio problema dell'ipertensione, ovvero del fatto che comunque, sì, questo non lo sapevo neanche io, una cosa che tra l'altro anche i medici, da quello che ho capito, hanno scoperto da poco. L'ipertensione in molti casi è data dalla qualità del sonno, ovvero in pratica russando e avendo le apnee notturne come le ho io, vengono rilasciati praticamente delle sostanze nel nostro organismo, e in pratica rilasciando queste sostanze ti danno come delle scariche che servono a risvegliarti da una situazione, diciamo, di, come posso dire, da una situazione di allarme, quindi di panico, ecco, e questa cosa ti innalza la pressione. E mi ha detto: se tu migliori la qualità del sonno, quindi riesci ad arrivare a una qualità di REM di almeno un'ora per notte, quindi sta chiedendo un'ora di sonno profondo a notte, voi direte: è impossibile non farla? E invece no, perché mi sono documentato, più si va avanti con gli anni, più è difficile avere un sonno e duratura. Noi che siamo intorno, noi, parlo per me, che sono vicino alla quarantina, Eloise metti poco di più perché ha qualche anno di meno, riusciamo un massimo ad avere tra i 5, i 10 e i 15 minuti per notte di fase REM. Andate a cercare questa cosa e ditemi se poi anche voi avete notato le stesse, cioè avete trovato le stesse informazioni. Sono rimasto allibito, per non parlare poi di quello che mi ha detto sul sale, tutto quanto, delle quantità di sale che si trovano ad esempio dentro una pagnotta per la pizza piuttosto, Marco, che una scatoletta di tonno. Vabbè, Marco, quanto la fai lunga! Non mi voglio tagliare. Tutto questo per dire che devi dormire di più. E che stanotte ti ho picchiato. Esatto, ma insomma, volevo solo veramente raccontarvi questa cosa. Io stanotte l'ho picchiato e non mi ricordo nulla, va bene? Ora non è colpa mia, ti chiedo scusa. Sì, va bene, tanto stasera dormo a casa mia. Guarda che bel settore della mia erba. Verdure. Ah, che bene che si sta, dopo una bella lavata. Ho fatto un po' di pulizia adesso. Che profumo. Adesso è successa una cosa. Madonna, che fastidio. Vi faccio vedere. Vedete? Non so se si vede. Però questo è il caricabatteria del telefono nuovo che ha circa 2-3 mesi e si è già rovinato qui. Adesso mi tocca contattarli, e quelli della OnePlus, non so cosa mi diranno, non so cosa faranno, e sperare che me lo cambino in garanzia. Salto temporale di qualche ora, ma hai preso le scarpe dorate per uscire? Tu serio? Sono danno meno nell'occhio delle altre. Le scarpe dorate danno meno nell'occhio? Le arancioni col puma nero stampato. Vabbè, ditemi voi, stasera andiamo a cena con Alessio Lacri e poi cinema. Però loro vogliono vedere un film che io
non ho assolutamente voglia di vedere. Come si chiama il film che vanno a vedere loro? Bourne. Bourne. Ma non ho capito, è una saga? Sì. Quindi in teoria, cioè, dovrei aver visto gli altri, no? Ne ho fatti tre, sempre con Matt Damon. Poi ne hanno fatto uno con Jeremy Renner, che è un attore che ha fatto altri film molto fighi che tu comunque non conosci. E il quinto adesso sono ritornati con Matt Damon. Ma quindi questo è il quinto film? Sì, della saga. Non sì. Ha senso che io vada a vedere questo film? Sì, vabbè, ma non è che voglio dire se ti non perdi... Sono con le... No, vabbè, però insomma... Comunque ho guardato il trailer e mi ha annoiato il trailer, per cui... I film di Jason Bourne generalmente sono meravigliosi. Per cui ho deciso di andare a vedere un altro film che è... Tipo il... In originale si chiamerebbe Don't Breathe. Non respirare, tipo. Esattamente, e da noi l'hanno tradotto in... Ma un nome inglese anche da noi? Sì, e hanno fatto la rivisitazione del nome inglese da noi con... Un altro... Ma che si chiamava? Aspetta, in the dark. Te lo dico subito. Man in the dark. L'unico che mi ispira un po', per cui più o meno con gli orari ci siamo. Ci andremo insieme, poi ognuno a vedere il suo film e poi ci si ritrova. Bene, io sarei prontina, sai Marchi? Sì, ma tanto dobbiamo andare alle 9. Sì, ma andiamo a prendere i biglietti per noi intanto. Non li prenotiamo più, a parte il fatto che il cinema è vicino a casa nostra, vicino. Allora, quello che è, non li prenota più. C'è da dire un discorso. Cioè, o sei il primo a prenotare nella sala o ti fa solo comprare, questa è una fregatura. Comunque, alla fine, noi adesso andremo lì. Dall'applicazione prenderemo. Guardiamo come sono messi i posti. Esatto. E in base a quello chiediamo i posti che ci interessano liberi. Che normalmente sono quelli che piacciono a Marco. A me piacciono alti e laterali. L'ultima fila laterale. Non mi piace la centrale perché non mi piace avere rompicazzo intorno, se, soprattutto se... A puzzano, B parlano, C sono molesti, rompicoglioni e robe varie. Ma è da fastidio la gente che ride. Vabbè, insomma, quindi comunque che rientri in queste categorie, perciò preferisco essere il primo esterno, quindi va in figa. Momentaneamente vi saluto, Eloise vi saluta. Sì. E vi smarino e casomai ce lo vediamo dopo. Smarasmif. Smarasmif. Ciao. Alla fine li abbiamo convinti a venire a vedere Man in the Dark anche a voi. Niente film merdoso per voi. Esatto. Si può entrare? Beh, così sono brutta, così almeno da lontano. Ma è strana sta camera. Sì. Perché ti deforma un po' la faccia. No, mi devi deformare, già sono deformata di mio. Ma cosa, sei deformata le tette e tu sei deformata? Potete fare così? Nessuno non sa fare. Scusa, è così. Rifallo la lingua col naso. Uno. Io vi sfido. Ok, sfida accettata. Accettate la sfida e fate un video o una foto di voi che vi toccate dalla punta del naso con la lingua. Esatto. Andiamo a vedere il film. Ciao. Ciao. Tornati. Un'opinione sul film? Bellissimo. Beh, bellissimo, non esagerare, dai. Beh, un film, allora, uno dei più bei thriller che abbia visto, con ansia a 10.000. Ansia proprio sparatissima, veramente. Ho girato la videocamera perché Marco si sta spogliando, sto stronzo. Comunque, bellissimo, veramente bello. E niente, siamo a casa, quindi vi auguriamo la buonanotte. Fatto una cagata, Marco. Cioè? Ho dimenticato la cosa in macchina. Cosa? La roba che mi ha regalato Alessio. Vabbè, la prenderemo domani, sono dei taralli. Vado adesso a prenderle. Dai Elisa, sono dei taralli, li puoi prendere domani. Ciao, notte. Ciao.